I mancati pagamenti hanno raggiunto un livello non più sopportabile, costretti a procedere alla sospensione dei lavori a far data dal 7 settembre. L'ultimato di Cosetil, incaricata della costruzione dei lotti della Siracusa Gela, è contenuto in una nota inviata al Consorzio Autostrade Siciliane, ente appaltante dell'opera e debitore di svariati milioni di euro nei confronti dell'azienda impegnata lungo il tracciato che deve collegare il sud-est siciliano. Questa la nota di Nunzio Turrisi, segretario generale della Filca CISL Ragusa e Siracusa. Una situazione, spiega Turrisi, che sta assumendo risvolti inaccettabili per l'immobilismo del CAS. La denuncia di Cosetil riguarda una serie di mancati pagamenti che, oltre a loro, riguardano altre imprese dell'indotto locale. Tutto questo arriva alla vigilia dell'ormai prossima apertura del tratto Ispica-Modica, lotto ormai quasi del tutto completato grazie al lavoro di chi, comunque, attende oltre 14 milioni di euro. Una vicenda che già a marzo del 2022 aveva mostrato evidenti problemi, spiega Turrisi, con il CAS che al momento del pagamento del 26esimo stato di avanzamento dei lavori aveva proposto un dilazionamento in 2 anni. Una somma totale di circa 16 milioni di euro che Cosetil attendeva per ripianare, come si legge nella nota inviata, le diseconomie dell'appalto sino a quel momento subite e provvedere al pagamento della filiera produttiva. Dobbiamo tenere conto, continua Turrisi, che in questi ultimi anni i costi di materiali di costruzione sono aumentati notevolmente. L'ultimatum posto da Cosetil ci preoccupa naturalmente per le ovvie ricadute occupazionali che dovremmo patire. Un appuntamento con la storia. Ha riaperto ieri pomeriggio i battenti il Parco Forza di Ispica. Taglio del nastro alla presenza del sindaco di Ispica, l'onorevole Innocenzo Leontini, dell'architetto Luigi Maria Gattuso, direttore dell'ente Parco Archeologico di Camarina e Cava di Ispica, e del dottor Antonino De Marco, soprintendente di Ragusa. Presente anche il vescovo della diocesi di Noto, Monsignor Salvatore Romeo. Questo libro di pietra, che è la cava, che è la forza, merita di essere adesso ripassato, approfondito, valorizzato. È stato chiuso troppo tempo, i curiosi, i turisti e gli esterni non ne hanno potuto usufruire, coloro che lo conoscevano hanno dimenticato molte cose, forse qualche nozione è rimasta agli addetti ai lavori. È un parco di straordinaria bellezza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, è un parco di straordinaria importanza dal punto di vista storico per la suggestione del patrimonio rupestre ed è un parco archeologico dal punto di vista culturale di grande livello, indagato e scavato da scuole di archeologia di grande prestigio, che ha evidenziato in che termini la nostra culla ci ha trasmesso il testimone. Dal Parco della Forza e dal suo fortilizium e dal suo palazzo marchionale, dalla sua chiesa e da tutti i reperti rinvenuti si ricostruiscano le vestigia e le orme di un passato che ha dato il là alla nostra civiltà, quella post-sismica, perché tutto questo fu distrutto dal terremoto del 1693 e dopo quel terremoto la ricostruzione ha dato vita alla nuova Ispica. Ritornare alle origini, ripensare il futuro, non possiamo scrivere pagine di futuro se non volgiamo lo sguardo alle nostre origini, alla nostra storia e alla memoria che fa parte della cosiddetta stagione del cuore. Ritrovare un antico scritto, ritrovare una statua, ritrovare le testimonianze dei nostri padri è sempre motivo di non solo di sorpresa ma soprattutto di orgoglio, e ridare alla cittadinanza uno spazio che appartiene alla storia credo che sia qualcosa che appartenga alla coscienza di tutti e al senso civico di tutti. Oggi questo spazio archeologico di vita, perché qui c'è la vita di Ispica, qui c'è la storia di Ispica, credo che sia qualcosa di importante per la crescita di tutta la collettività, per cui noi affondiamo le nostre intelligenze nella memoria, perché partendo proprio da quelle che sono le vestigia e le testimonianze storiche delle nostre terre possiamo scrivere pagine di futuro. Ho visto crescere di giorno in giorno l'attesa e quindi la comunità che oggi è qui presente ritiene a ragione che questo sia uno dei luoghi magici che può essere da volano per lo sviluppo culturale di questo territorio. Quindi salutiamo questa bella giornata e speriamo che da qui si possa partire per una nuova concezione, una nuova conoscenza e una nuova voglia di amare il proprio territorio, perché è quello che noi, a cui noi aspiriamo.
vedo che vi sono presenti tutte le persone che hanno un ruolo in questa comunità, la classe docente, quindi io mi affido a loro affinché fin dalle giovani età si cominci a parlare di quelle che sono le bellezze, le straordinarie ricchezze di questo territorio. La riapertura di un parco archeologico, un sito culturale, sembra un evento molto importante, ma ciò che è importante è pure l'impegno che prendiamo oggi per la valorizzazione non solo dei siti in sé, ma del territorio del circostante e quindi del contesto. Pertanto dobbiamo lavorare insieme sia con la cittadinanza che con tutte le istituzioni. L'idea è quella di coinvolgere il territorio per quanto riguarda innanzitutto le attività ricettive, la ristorazione e quant'altro, e fare in modo che ci sia la possibilità di destagionalizzare i flussi turistici. Noi godiamo sicuramente, siamo baggiati dal mare in tutte le coste siciliane, in tutto il percorso, circa 1000 km di costa, ma è un turismo che ha una sua stagione, inizia e finisce. Noi dobbiamo fare in modo che qui il flusso turistico sia costante tutto l'anno. Dopo l'inaugurazione, l'attesissimo concerto del sassofonista di fama internazionale Francesco Cafiso, accompagnato da Marco Grillo alla chitarra, per una vera e propria festa della cultura e della storia. Cercherò di saperne di più e di capire cosa c'è di vero. Nel caso, la Regione Sicilia deve avere pronto il piano B. Così il parlamentare regionale Ignazio Abate commenta la perdita dei fondi PNRR, 80 milioni di euro in meno secondo i conti CGL Ragusa, per la provincia Iblea. Potremmo utilizzare, spiega Abate, i fondi per lo sviluppo e la coesione, per progetti già in essere e strutture già esistenti, piuttosto che usarli per opere ancora da progettare. E questo è tutto. Per gli 80 milioni di euro in fumo si approfondirà, si vedrà se è vero o meno, e quindi le stime CGL. E fin qui ci potremmo anche stare, magari con un bel cartello, lavori in corso o stiamo lavorando per voi, che è lo stesso. Quello che non capiamo è perché, in vista di un taglio di tale entità, l'onorevole Abate annunci contestualmente l'arrivo di 23 milioni di euro per la sanità Iblea. Da dove? Dal PNRR. E non basta, la nota è tutto un elenco di progetti e finanziamenti che riguardano tutti i comuni iblei. Ma il problema è questo, i fondi arrivano o no? E quando? Abate parla di condizionale d'obbligo, perché arrivano voci non proprio confortanti da Roma circa l'utilizzo dei fondi del PNRR. Se confermate, porterebbero alla perdita di gran parte di essi e al conseguente annullamento di contratti anche già stipulati per l'avvio dei lavori. Appunto. Quindi, prima di annunciare, non sarebbe meglio verificare? In provincia, a parte qualche voce discordante, seppur non propriamente battagliera, finora hanno parlato il sindaco Cassì, che chiede maggiore attenzione, e noi ci chiediamo a chi, e l'onorevole Abate, che vuole verificare e nel frattempo fa i conti dei progetti. Ma alla fine questi fondi arrivano o no? La risposta? Un grande boh. Del resto siamo in vacanza, non disturbate il manovratore. Non sarà una caccia al trasgressore, ma un modo per tutelare persone e ambiente, nonché per educare al rispetto delle regole e vivere delle serate estive nel divertimento. Questo è il senso dell'appello lanciato dall'assessore alla polizia locale del comune di Ragusa, Giovanni Gurrieri, in vista delle notti di San Lorenzo e Ferragosto, con relativa coda, in termini di decoro delle spiagge e del litorale, la mattina successiva, nonché per sollecitare il rispetto delle minime regole a quanti decideranno di trascorrere questa sera, ma non solo, la notte in spiaggia. Per questo l'assessore Gurrieri sottolinea come sia necessario applicare poche semplici regole, stilate uniformemente dalla prefettura in collaborazione con Questura, Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto e tutte le forze dell'ordine per tutti i comuni iblei, al fine di garantire sicurezza e decoro. Chi godrà delle nostre spiagge, prosegue Gurrieri, di notte, è bene che le lasci in condizioni tali affinché se ne possa godere anche l'indomani. Gurrieri annuncia altresì il presidio costante degli accessi alle spiagge di Marina di Ragusa attraverso personale volontario, per evitare l'accesso di oggetti vietati come ad esempio tende da campeggio, materiale per falò, bottiglie di vetro, lattine e alcolici. Fin qui la nota del comune. Vedremo sia nella giornata di domani che soprattutto in quella di Ferragosto se il presidio e l'appello avranno avuto un effetto positivo e se soprattutto il decoro delle spiagge per i tanti residenti, visitatori e turisti che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze nel litorale ibleo sarà stato preservato.
Attività straordinaria di controllo del territorio a Comiso da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Le pattuglie delle forze dell'ordine hanno effettuato numerosi posti di controllo nelle zone di accesso alla città e nei luoghi esposti a maggiori rischi di attività delittuose, che hanno portato all'identificazione di 205 persone. Contemporaneamente sono stati controllati 80 veicoli, anche con l'impiego delle unità cinofile per migliorare l'efficienza delle operazioni di polizia ed eseguite numerose perquisizioni personali e sui mezzi. In tale contesto, personale del commissariato di polizia di Comiso, con l'ausilio di unità cinofile, hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione di una coppia di italiani il cui comportamento destava sospetti negli operatori. Nella circostanza il cane Nico, un Malinois in perfetta sintonia di binomio con il suo conduttore, un operatore della Polizia di Stato, fiutava la presenza della droga nell'area attigua all'abitazione adibita a parcheggio, ben occultata all'interno di una scatola. I due, una donna di 54 anni ed un uomo di 33 anni, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro. La sostanza stupefacente rinvenuta, la marijuana del peso complessivo di circa 250 grammi e l'individuato materiale per il confezionamento, sono stati sottoposti a sequestro.